vecchia Parigi del bel tempo passato. Questo era il volto della Gaia città, come la vedevano gli impressionisti. Essa si offriva loro con i suoi tè, i suoi ponti, la sua gente, quale delizioso tema da tradurre in armoniche composizioni sulle tele spavaldamente uscite dal chiuso degli studi polverosi. Correvano gli anni attorno al 1870, quando Monet cominciava a dipingere questi suoi quadri, per i quali sarebbe stato riconosciuto caposcuola dell'impressionismo, in uno con Renoir, che non esitava a scegliersi magari uno dei grandi boulevard parigini a soggetto di una delle sue tante tele. La pittura reagiva così violentemente ad una sua tradizione statica, per andare incontro alla vita. Ce ne dava un esempio Cézanne con Faubourg in primavera, dove l'annuncio della stagione nuova era tutto e solo nel suo vivido colore. O Cisne, che ci conduceva in una sua inedita Montmartre che sorgeva tra il verde. Tisserot andava a scoprire la pace suburbana di Pontoise, dove la via del villaggio aveva già sapore di città, mentre pareva magicamente riflettere il respiro della vicina campagna. Cézanne ancora sapeva trarre ispirazione da una prosaica partita a carte nel fondo di un bistrot, mentre Degas traduceva pittoricamente tutta la disperata tristezza degli intossicati bevitori d'assenzio. Manet invece con ottimismo glorificava per la sua soda cervese, regnante e sdegnosa tra la clientela sboccata della birreria. Moulin Rouge, un suo tavolo diventava semplice pretesto per facili avventure. Toulouse-Lautrec era di casa nel locale famoso che egli aveva tanto contribuito a rendere alla moda. Amico di ognuna delle ragazze che vi lavoravano, la Goulou, Jeanne Avril, tutte egli le eternava sulle sue tele, facendosi storico di un ambiente che lo svolazzare frenetico di gonnelle delle sue ballerinette riempiva di una gioia e di una spensieratezza che non sarebbero mai più tornate. Il romanzo era nell'aria e nella luce di Parigi. Flaubert, Zola, Maupassant ritrovavano tradotte in colori sulle tele di Degas le più belle pagine dei loro libri. Tanto era di moda il romanzo che le signore chic dalle modiste si confidavano, magari inventandoli, segreti degni in tutto e per tutto di Madame Bovary. Sentite? La domenica si andava con Renoir al giardino del Lussemburgo ad applaudire la banda dei dragoni, o a giocare all'altalena, o a cercare riposo agli ozi borghesi tra il verde della Gremière, che tanto doveva contare sulla storia dell'impressionismo. O a vedere ancora Renoir dipingere presso la Senna i baffuti e barbuti canottieri del Cirque des Abilons. Manet invece aveva lavorato fin dal 1863 a questa sua colazione sull'erba, che destò tanto scandalo e per cui veramente si poteva dire che l'impressionismo si era annunciato, facendo posare nuda una splendida modella fra vestitissimi signori. Al pomeriggio poi c'erano le corse a Longchamp e Degas ci tramandava un suo efficace reportage sportivo e mondano pieno di sapore e di movimento. Verso il tramonto avremmo trovato le modelle e i pittori al Moulin de la Galette, dove si danzava sotto il pergolato e i lampioni a gas. Su di un menu Renoir schizzava la bozza di questo suo quadro, senza sospettare che un giorno sarebbe spiccato sulla parete d'onore di una pinacoteca. Si divertiva lui a cogliere Mimì e Rodolfo guancia a guancia in mezzo alla pista, dove le sartine e i loro amanti sognavano la felicità, l'amore eterno e la ricchezza. E la Goulou sorrideva a pittori o scrittori con gli occhi stillanti di Marie, Denise, Juliette, Jeanine, Simone. C'era un bacio per ogni nota di valzer, due baci per ogni capolavoro promesso, mille baci per 24 ore di fedeltà assoluta. Renoir coglieva tutto a rapidi guizzi nel suo magistrale pennello e chissà, sognava di poter vendere per almeno 30 franchi questo suo Moulin de la Galette che un giorno avrebbe avuto il valore di almeno 30 milioni. La sera, alla prima del balletto, l'elegante Tout Paris si dava convegno all'opera e avremmo ritrovato Degas, lui che tanto amava le sue ballerine, da ispirarsene insaziabilmente. Eccole di scena, tra nubi di vaporoso tulle, a far roteare i loro tutù in tessuti d'aria colorata, a inventare monellerie giocate in punta di piedi. Perfino il pennello di Degas pareva allora danzare musicalmente sulla tela.
Così nasceva un altro quadro, un altro dei tanti capolavori di quell'impressionismo che avrebbe portato sulle fredde pareti dei musei e dei salon un caldo alito di vita vera, ad ammirevole commento di un nuovo capitolo della storia dell'umano costume.